Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i patetici digitali. In questo video cercheremo di comprendere insieme il significato di deismo, ateismo e teismo. E in modo particolare ci soffermeremo sulla riflessione di Voltaire a proposito dell'esistenza di Dio. Esistono dizionari secondo i quali il volterianesimo è un atteggiamento di incredulità beffarda nei confronti delle religioni. Ma per Voltaire Dio esiste o non esiste? Ebbene, per Voltaire non c'è alcun dubbio, Dio esiste. Per Voltaire, come per Newton, Dio è il grande ingegnere o grande macchinista che ha ideato, creato e regolato il sistema del mondo. L'orologio è una prova senza appello che esiste un orologiaio e Dio, secondo Voltaire, esiste perché esiste l'ordine del mondo. Insomma, l'esistenza di Dio è attestata, scrive Voltaire, dalle semplici e sublimi leggi in forza delle quali i mondi celesti corrono nell'abisso degli spazi. Nel Trattato di Metafisica, Voltaire scrive: dopo esserci così trascinati di dubbio in dubbio, di conclusione in conclusione, possiamo considerare questa proposizione. Dio esiste come la cosa più verosimile che gli uomini possono pensare, e la proposizione contraria come una delle più assurde. L'ordine dell'universo non può essere derivato dal caso, spiega Voltaire, perché prima di tutto nell'universo ci sono esseri intelligenti e voi, scrive, non sapreste provare se sia possibile che il solo movimento produca l'intelligenza. Infine, perché per la vostra stessa confessione si può scommettere uno contro l'infinito che una causa intelligente anima l'universo. Quando tutti soli si è davanti all'infinito ci si sente ben poveri. Allorché vediamo una bella macchina, diciamo che c'è un macchinista e che questo macchinista deve pur avere un ingegno di eccezione. Ora, il mondo è di certo una mirabile macchina, pertanto esiste, precisa Voltaire, una mirabile intelligenza, dovunque essa sia. Un siffatto argomento, conclude Voltaire, è vecchio, ma non è dei più scadenti. Quindi Dio c'è, ma c'è anche il male. Allora, come conciliare la massiccia presenza del male con l'esistenza di Dio? La risposta di Voltaire è che Dio ha creato l'ordine dell'universo fisico, ma la storia fare degli uomini. E questo è il nucleo dottrinale del deismo. Il deista è uno che sa che Dio esiste, però, precisa Voltaire nel dizionario filosofico, il deista ignora come Dio punisca, favorisca e perdoni, perché non è così temerario da illudersi di conoscere come Dio agisca. Il deista, inoltre, si astiene dall'aderire a qualsiasi setta particolare, perché sono tutte contraddittorie. La sua religione è la più antica e la più diffusa, perché la semplice adorazione di un Dio ha preceduto tutti i sistemi di questo mondo. Egli parla una lingua che tutti i popoli possono intendere, benché per il resto non si tendano affatto tra loro. I suoi fratelli sono sparsi nel mondo da Pechino a Caienna. Tutti i saggi sono suoi fratelli. Egli ritiene che la religione non consiste né nelle dottrine di una metafisica inintellegibile né in vani apparati, ma nell'adorazione e nella giustizia. Fare il bene, ecco il suo culto. Essere sottomesso a Dio, ecco la sua dottrina. Egli soccorre l'indigente e difende l'oppresso. Voltaire quindi è un deista e in nome del deismo respinge l'ateismo. Ateismo, sappiamo, significa invece non credere
in Dio, in alcun Dio. Scrive Voltaire, certi geometri, non filosofi, hanno respinto le cause finali, ma i veri filosofi le ammettono e, per riprendere il detto di un noto scrittore, mentre un catechista annuncia Dio ai fanciulli, Newton lo dimostra ai saggi. Per di più, Voltaire fa presente che l'ateismo è un mostro pericoloso in quelli che governano. Lo è anche nelle persone di studio, seppure la loro vita è innocente. Perché, scrive, dal loro studio esso può arrivare fino a quelli che vivono in piazza. E se non è funesto quanto il fatalismo, è tuttavia quasi sempre fatale alla virtù. Ma ricordiamoci di aggiungere che vi sono oggi meno atei di quanti vi siano mai stati. Da quando i filosofi hanno riconosciuto che non vi è nessun essere vegetale senza un suo germe, nessun germe senza uno scopo e che il grano non nasce dalla putrefazione. Voltaire, quindi, dicevamo prima, è deista ed è assolutamente contrario all'ateismo, per la ragione appunto che è un deista. E per il deista l'esistenza di Dio non è un articolo di fede, ma è il risultato della ragione. Per me, scrive ancora Voltaire nel dizionario filosofico, è evidente che esiste un essere necessario, eterno, supremo, intelligente. E questa, allora, non è verità di fede, ma di ragione. La fede consiste nel credere non ciò che sembra vero, ma ciò che sembra falso al nostro intelletto. E c'è la fede in cose meravigliose e la fede in cose contraddittorie e impossibili. L'esistenza di Dio, quindi, possiamo dire, per Voltaire è un fatto di ragione, la fede invece è soltanto una superstizione. Scrive ancora Voltaire: quasi tutto ciò che va oltre l'adorazione di un essere supremo e la sottomissione del cuore ai suoi ordini eterni è superstizione. Per questo possiamo dire che le religioni positive, con le loro credenze, i loro riti, le loro liturgie, sono quasi completamente cumuli di superstizione. E a questo proposito, scrive Voltaire, il superstizioso sta a un furfante come lo schiavo sta al tiranno. E c'è di più. Il superstizioso è governato dal fanatico e diviene tale. La superstizione, nata nel paganesimo, adottata dal giudaismo, infettò la Chiesa cristiana fin dai primi tempi. Oggi una metà dell'Europa è persuasa che l'altra sia stata per secoli, sia ancora superstiziosa. I protestanti considerano le reliquie, le indulgenze, le macerazioni, le preghiere per i morti, l'acqua benedetta e quasi tutti i riti della Chiesa romana come una superstiziosa demenza. La superstizione, secondo loro, consiste nell'assumere delle pratiche inutili come pratiche indispensabili. Quindi non c'è da stupirsi che una setta reputerà superstiziosa un'altra setta e così tutte le altre religioni. Scrive Voltaire, i musulmani infatti accusano di superstizione tutte le società cristiane e ne sono accusati. Chi giudicherà di questo gran processo? Forse la ragione? Ma ogni setta pretende di avere la ragione dalla sua parte. La decisione sarà dunque alla forza, in attesa che la ragione penetri in un numero di teste abbastanza grande da riuscire a disarmare la forza. Carissimi amici, spero che questo video possa esservi stato utile.
Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti e per sostenere questa iniziativa, anche se di modesta entità. Grazie e buona serata a tutti.